E quest'oggi vogliamo rivivere insieme alcuni momenti di una suggestiva Via Crucis del poeta e scrittore Mario Luzzi, portati in scena nell'aprile del 2017 dai fratelli Placido, in occasione dei festeggiamenti del centenario dell'arrivo a San Giovanni Rotondo di Padre Pio da Pietrelcina. Rivediamone insieme alcuni passaggi. Questa marmaglia izzata contro di me ignora tutto di te, padre, di me e dello spirito. Sono anche questo gli uomini a cui tu mi hai mandato. Incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere su la croce di Gesù. Hanno dato da portare la mia croce a un Simone di Cirene. Temevano che soccombessi. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Perché se trattano così il legno verde, che cosa avverrà del legno secco? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogne? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizioni dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Si è formato alla scuola di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano. Dagli anni 70 in poi ha interpretato ruoli in primo piano. Attore e regista teatrale è con noi al Sabato del Convento, Gerardo Placido. Ciao Gerardo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto al Sabato del Convento, Gerardo. Abbiamo rivisto queste immagini della Via Crucis che avete portato in scena nel 2017, a pochi giorni dalla Santa Pasqua. Che ricordo hai di quell'esperienza? Dire che è un ricordo straordinario, sotto ogni punto di vista, come uomo, come modestamente come autore, e insieme ovviamente ai miei fratelli. Perché pensate una cosa, ho rivisto quella immagine emozionante, perché è vero che siamo abituati a recitare, però quella sera fu una serata speciale perché ci trovavamo lì in quella piazza dove noi, tanti e tanti anni fa, io, Michele, ma Donato, no, il fratello minore che c'era anche nello spettacolo, quella piazza la ricordavamo ovviamente vuota quasi, no? Perché da piccolini il nostro padre, mia madre, come un po' tutte le famiglie pugliesi della nostra terra, della provincia di Foggia, era consuetudine andare a San Giovanni Rotondo. E dissi a Michele questo, questa fu la grande emozione, Madonna, Michele, guarda quanta gente, ma non ti sembra un miracolo che adesso stanno lì ad ascoltarci quando noi invece da bambini umilmente venivamo a San Giovanni Rotondo per cercare di avere un'immaginetta di Padre Pio, che allora ovviamente era vivente, quindi noi abbiamo avuto questa fortuna di vederlo, eravamo piccolissimi, un ricordo molto, molto così appannato anche. E mi ricordo, se voi mi permettete, una cosa religiosa, emozionante, che sempre viva era quella di nostro padre, perché era consuetudine una volta all'anno dal paesino nostro di Ascoli Satriano
andasse a confessare da Padre Pio ed era un avvenimento sotto ogni punto di vista, non solo turistico, no, religioso, ma soprattutto di spiritualità. Mio padre si preparava, che ne so, un mese prima, era emozionatissimo perché poi doveva, insomma, davanti a Padre Pio c'era, da come lui ci ha raccontato, ci raccontava a noi, Gerardino, Michelino, io mo fra poco devo andare a San Giovanni Rotondo, andiamo tutti noi, bello, facciamo una bella giornata, ma io mi devo confessare. E confessarsi da Padre Pio era qualcosa di importante, cioè un quasi dici mi troverò di fronte a Nostro Signore. Non perché con gli altri preti, adesso scherzando un po', la cosa la si prende più alla leggera, ma indubbiamente davanti a Padre Pio c'era qualche cosa veramente di importante. Tanto è vero che mio padre, insomma, quasi quasi mia madre ha dovuto accompagnarlo al confessionale, per dirla in maniera simpatica, e poi tutti noi chiedemmo, ma papà com'è andata? Quasi fosse un esame vero di coscienza. La domenica delle Palme è anche chiamata Domenica di Passione, e davvero con la mente non possiamo non andare in quei luoghi dove la guerra ci sta facendo arrivare delle immagini terribili che non vorremmo mai vedere. E qui con noi c'è anche il nostro direttore Stefano Campanella. Ecco, volevo chiederti, Stefano, penso che la Settimana Santa quest'anno avrà un sapore particolare, diverso, visto appunto che tanti fratelli stanno soffrendo a poca distanza da noi. E, per una guerra che nessuno vuole. E siamo tutti convinti che nessuna guerra è una guerra giusta. Le recenti notizie appunto che ci arrivano, come ha detto Papa Francesco, anziché portare sollievo e speranza, attestano invece nuove atrocità. Certamente il popolo ucraino sta completando nella sua carne quello che manca alla passione di Cristo, ed è una visione che possiamo avere noi cristiani per dare un senso a ciò che un senso non ce l'ha, ma un senso che va al di là della razionalità e che si può spiegare soltanto alla luce di un Dio che ci lascia liberi, liberi di fare il bene e liberi, come in questo caso, di fare il male. Certamente quella sofferenza del popolo ucraino, quelle morti che possono essere evitate, potrebbero essere evitate, speriamo siano evitate, devono essere rilette proprio alla luce della Salvifici Doloris di Giovanni Paolo II come un'offerta che l'umanità sta facendo al Signore. Ma noi uomini dobbiamo anche cercare di fermare ogni forma di sofferenza. La sofferenza, quando c'è, va inserita in un meccanismo di comprensione alto, ma bisogna evitarla, bisogna fare di tutto per evitarla. Questo ci hanno insegnato i grandi santi, i grandi pontefici, da Benedetto XV fino a Papa Francesco, questo ci ha insegnato Padre Pio, per cui devono tacere le armi, ha detto Papa Francesco nell'udienza generale di mercoledì scorso, ma a fronte di un tacere delle armi deve parlare la diplomazia. Devi osare la diplomazia, c'è bisogno del coraggio di fare un passo indietro e ci auguriamo che questo coraggio venga trovato e si scavalchino altre logiche che sono quelle magari del nazionalismo o che siano quelle delle industrie e delle armi che ovviamente premono affinché questa guerra continui. E a proposito della sensibilità di Padre Pio, no? Lo vogliamo ricordare, Padre Pio, ecco, proprio dietro l'invito di Pio XII, ecco, invitò tutti i fedeli a pregare per la fine della guerra, quindi possiamo ritrovare lì l'origine dei gruppi di preghiera. Assolutamente sì, in questo radiomessaggio del 1942 di Pio XII che invitava i credenti a formare delle falangi, ma di uomini armati dell'arma della preghiera. E Padre Pio disse: accogliamo l'invito del Santo Padre, facciamoci anche noi promotori di questa crociata di preghiera.
Ecco, tornando, speriamo insomma di riuscire a intravedere la luce pasquale, ecco, perché la Via Crucis che stanno in qualche modo percorrendo i nostri fratelli ucraini, speriamo che presto possa portare davvero alla luce pasquale. Tornando a quell'occasione, al 2017, Gerardo, hai anticipato la mia domanda appunto sul vostro legame con San Giovanni Rotondo e con Padre Pio, siete di Ascoli Satriano, quindi è forte appunto il legame con la vostra terra, con la nostra terra e con Padre Pio. È un legame che è cominciato fin da piccoli, immagino, perché appunto parlavi anche della devozione dei tuoi genitori, di tuo padre in particolare, con il santo di Pietrelcina. Esatto. E rispondo a questo dicendo, ma sì, noi siamo nati con questa immaginetta di Padre Pio. Io, guarda, veramente ve lo dico con grande sincerità, ho qui sul mio computer Padre Pio, ma aggiungo, io mi permetto di parlare anche a nome dei miei fratelli, di Michele, che ovviamente, come sapete, ha interpretato, ci sono tante cose da dire, uno sceneggiato televisivo sulla figura di Padre Pio. Noi, prima di entrare in scena, al di là di tutte le volte, sai, gli artisti sono un po' strani, prima di entrare sono cose a volte che la sentano, non dico la scaramanzia, però ci sono alcuni atteggiamenti strani, però noi sempre alla fine, prima di entrare in scena, e credo che confermerà anche Michele se fosse qui presente, noi abbiamo l'immaginetta di Padre Pio e ci affidiamo a lui nella recita, e quindi noi da bambini abbiamo sempre avuto sul nostro comodino, diciamo sotto il cuscino, questa immagine e questo continuo raccontare della figura di Padre Pio, ma vedendolo quasi veramente come uno di famiglia, con dovuto, come oso dire, rispetto, sacralità. E allora adesso noi sappiamo che è beato, santo, eccetera, eccetera, ma allora era un cosiddetto frate miracoloso, visto la gente andava chiaramente per chiedere grazie e altro, perché aveva questi, si raccontava in maniera anche molto quotidiana, in maniera semplice, dalla gente semplice che faceva miracoli, ci aiutava a vivere meglio, ma ripeto, si andava lì ed era un divertimento in questa terra che già allora, quando si arrivava e si facevano quelle curve allora, che non era così asfaltata come adesso, si pregava, e quando si arrivava lì si arrivava veramente con la gioia di vedere un posto bellissimo fra le altre cose, dove insieme alla grande spiritualità, alla preghiera, c'era anche proprio, non so, quel po' di divertimento semplice, no? Di portarsi appresso qualcosa da mangiare, qualcosa anche che ci faceva così sembrare tutta una famiglia, anche con dei pellegrini che si incontravano lì sul luogo. Gerardo, Giovanni Paolo II nel 1999, scrivendo agli artisti, dice: «Questo mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione». Parole, direi, attuali, che sottolineano in qualche modo anche la missione di chi fa teatro e cinema. Grande domanda, che a volte ci trova fra di noi anche un pochino in contrasto. È vero, noi badiamo molto spesso alla nostra gloria, non voglio confessarmi, alle nostre interessi anche piccoli di carattere economici, ma sono piccoli in confronto a quello che è il grande impegno che invece noi dobbiamo mettere nel professare e avvicinarsi a questa bellezza del creato. E quindi è inutile dire che Dante Alighieri da una parte, con la Divina Commedia, e San Francesco dall'altra, hanno creato delle opere straordinarie che elogiano il creato e si avvicinano a Dio veramente con la parola e con la poesia. Telegraficamente, uno dei simboli della Domenica delle Palme è proprio il ramoscello d'ulivo. E l'ulivo è il simbolo della pace. Qual è il tuo messaggio per la pace? Allora, prima avete citato ovviamente questa guerra che a noi tutti ci rende tristi, telegraficamente ti rispondo
Don Tonino Bello, altro grande sacerdote pugliese, disse una volta a proposito di un'altra guerra: quest'anno la Pasqua e l'Ulivo avranno lacrime di sangue. Ecco, io mi spero tanto che queste lacrime di sangue siano state già versate, sono state troppe. Io spero già stasera, non domani, ma che per la Pasqua veramente ci possa essere una Pasqua di pace. Grazie Gerardo, ti aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo, soprattutto il 5 settembre, giornata degli artisti qui da Padre Pio, per vivere insieme un momento di spiritualità. Grazie e saluto tutti i presenti, che ricordo con affetto, volentieri, e continuo a dire: San Giovanni Rotondo, dopo Milano, Roma, che sono le città in cui vivo, è la mia città. Grazie Gerardo Placido per essere stato con Grazie. Noi. A presto. Prossima tappa, una voce invincibile del panorama musicale italiano. Ci fermiamo qualche istante, breve pausa e poi ancora insieme al Sabato del Convento.